Parte 2 del vlog inizia così. Lo abbiamo trovato nel parcheggio con la giacchetta. Quindi come ci siamo messi qui con sto peso? Peso. Peso. Sembra 204, 5. Sarina adesso. No. 205 libbre, 93 kg. Signori miei, perdonate la luce, sono un po' giallo, ma stiamo facendo con la luce che abbiamo. Sono le 19, abbiamo appena ricevuto una chiamata da lì che ci diceva che di nuovo Paolo Costa, e ride, mani nei capelli che non ha. Ci diceva di nuovo che Paolo Costa non riesce a fare il catch weight. No. Non vuole. Non vuole farlo. Ha dichiarato che non vuole fare il catch weight, non vuole fare le 195 libbre perché altrimenti starebbe male. Quindi mi viene da pensare che Paolo Costa pesa molto di più di quello che diceva. Aveva detto che erano 211 libbre, cioè 96 kg. A noi c'era arrivata una voce che invece fosse 218 libbre, cioè quasi 100 kg. E non so cosa dire perché se non riesce nemmeno a fare i 195 o comunque non vuole perché dice che sta male, poverino, ci dispiace tantissimo, e vuol dire che è più alto. Cosa vuol dire? Vuol dire anche che Marvin vuole combattere comunque. Marvin combatterà comunque anche se dovesse essere 205, però c'è un però, che Marvin sarà poco più di 205, nel senso che arriveremo forse a 207, 8, 10, non ho idea. E Costa taglierà dai ipotetici 220. Quindi e tutta questa pagliacciata qui avrebbe pure un vantaggio di chili nella gabbia. A me sembra veramente una pagliacciata, raga, perché io la UFC la seguo da un bel po'. Una roba del genere, correggimi se sbaglio, ma non mi sembra mai sentita io una roba del genere. Pagliacciata, sono il giovedì alle 19, domani mattina alle 9 c'è il peso ufficiale. Non so Costa quanto cazzo arriverà. And our main event, 5 rounds at 205 pounds, Marvin the Italian Dream Vittori takes on Paolo Bohacinha Costa. Main event tomorrow night, Paolo Costa and Marvin Vittori. Ragazzi, stiamo andando all'Apex, guardalo lì. E niente, non c'è stato tanto materiale perché eravamo chiusi in albergo, non potevamo vedere Marvin, non potevamo far molto. Adesso stiamo andando in arena. See you. Stiamo andando in arena, sono le 11:30 di mattina. Iniziamo a vedere i match prima. Sto iniziando ad agitare, raga. Las Vegas, Nevada, this is the main event! 5 rounds of action is scheduled in the UFC light heavyweight division. Sanctioned by the Nevada State Athletic Commission, the executive director is Bob Bennett, chairman Stephen J. Klupin. The three judges scoring at octagon side, Derek Cleary,
Sal D'Amato, and Junichiro Kamijo. And when the action begins inside the octagon, your referee in charge, Jason Herzog. And now, ladies and gentlemen, the judges are ready, and the fighters are ready. Five fans in attendance, make some noise, and you! Introducing to you first, fighting out of the blue corner. Let's this mixed martial artist stands 6 feet even. Weighing in officially 204 pounds, his record stands at 17 victories, 5 defeats. And one draw, he is the UFC's number 5 ranked middleweight contender in the world. Mezzo Corona, Italy. Yeah. Here is Marvin, the Italian Dream. All three judges have it 48-46 for your winner by unanimous decision, the Italian Dream! Assuming fighting for the belt and becoming the champion still burns within your heart. Yeah, for sure. But like I said, I keep wanting to fight the best, and the belt will come. And I'm gonna keep improving. I'm not over chasing the belt right now. And with that being said, I still want the belt 100%. That's my goal. But I want to fight the best. And another thing, I want to shout out to all my friends and family that went out and watched the fight in Mezzo Corona. Thank you so much for all of us, for all of you. Supported me, you know. I want to say one thing. I don't think you've been a boss of the bean, you've been a sea hostia. Avanti, thank you. A legion of new fans, that was an incredible performance. We cannot wait to see you in there again. Marvin, the Italian Dream, ladies and gentlemen. Marvin Vettorio! Marvin Vettorio! Signori, ce ne andiamo da vincitori. Sì! Con la bandiera sulle spalle. Sì! Sì!